Presidente, con questo emendamento diamo concretezza alle finalità che Governo e maggioranza espongono, mettono nero su bianco su questo disegno di legge, che una scuola appunto possa conseguire, quali ad esempio potenziamento del tempo scuola, incremento delle attività di laboratorio, apertura pomeridiana, tutte finalità veramente condivisibili. Peccato che non si fa nulla affinché queste finalità siano effettivamente conseguite dalle scuole, possano essere effettivamente conseguite, tant'è che noi qui in questo emendamento disponiamo la possibilità di assegnare degli incarichi annuali in deroga del piano triennale dell'offerta formativa, proprio affinché queste finalità non rimangano ancora una volta vuota propaganda. Grazie, vi sono altri che intendono intervenire? Prego. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. Quindi con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo e quello favorevole dei relatori di minoranza, 1.9 Marzana, la votazione è aperta. Archi. Altri che devono votare? Sottanelli. Giacomoni. Sorial. Non riesce. Bene, altri che devono votare? Non vedo mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 425, votanti 422, astenuti 3, maggioranza 212, favorevoli 118, contrari 304, la Camera respinge. Siamo all'1.10, Marzana. Nessuno chiede di intervenire? Con il parere contrario del relatore Marzana. Marzana, prego. Grazie. Rimaniamo sul tema della predisposizione del piano dell'offerta formativa, che viene predisposto da ogni istituzione scolastica in maniera che sia coerente con gli obiettivi generali ed educativi e tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Ancora, sempre nel testo del disegno di legge, si prevede che le scuole possano decidere una loro quota di autonomia dei curricoli e di spazi di flessibilità, nonché la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga a quelli già previsti. Ripetiamo che noi siamo d'accordo con lo sviluppo del piano dell'offerta formativa che segua questi criteri.